prego. Allora, sono anni che io ascolto questa frase, ovvero che serve una legge elettorale che garantisca un vincitore la sera stessa delle elezioni. È un mantra che è entrato nella mente degli italiani ed era entrato anche nella mia di mente fin tanto che ho aperto qualche libro e studiato e ho capito che la governabilità che voi dite essere data dal vincitore della sera stessa delle elezioni è una stupidaggine, è una follia, è una balla colossale, perché non dà nessuna governabilità un vincitore la sera stessa delle elezioni. Dà in mano ad un capo un paese e un capo non rappresenta i cittadini, ma rappresenta la sua squadra che risponde a lui. Di conseguenza voi cosa fate? Betta questa premessa. Addirittura fate l'esatto opposto. Perché andando a stralciare l'articolo 2 che riguarda il Senato, lasciate in vita quel proporzionale con soglie alte che è uscito dalla sentenza della Corte Costituzionale, che grazie a Dio ha battuto il porcellum. E qual è la conseguenza? Che date il Paese alla totale ingovernabilità, al caos. Una legge per la Camera, una legge per il Senato. Due leggi completamente opposte. La prima alla Camera, un maggioritario puro con collegio unico nazionale. Una legge al Senato, un proporzionale puro. Due maggioranze completamente diverse usciranno da questa legge. Voi siete folli, voi siete scellerati. Allora.